Il fatto di parlare dei contadini vuol dire riferirmi a una delle menti più alte della cultura filosofica del secolo scorso, che è stato però così audace nella sua apertura da essere colui che ha accettato alla fine della sua carriera il principio di cui qui si è parlato continuamente, e cioè il fatto che l'essente in quanto essente, il microfono, gli scalini, le luci, l'essente in quanto essente è eterno. Ecco, quindi certamente il mio affetto per lui è sempre stato grande. Ci siamo voluti un gran bene, ma la mia non smodata modestia, cioè il mio piccolo orgoglio, mi porta a dire che sono molto orgoglioso che Bontadini abbia visto questo che è il centro del discorso, cioè l'impossibilità che gli essenti non siano. E c'è la necessità che ogni essente sia eterno. Vediamo di essere ancora un pochino più, insomma, grato in questa mia risposta, aggiungendo qualche considerazione a proposito della filosofia. Perché qualcuno può domandarsi a che cosa serva poi parlare della verità, a che cosa serve. Credo che quando ci si fa questa domanda non si tiene presente che la filosofia è stata la gran servitrice dei servitori. Cosa intendo dire? Intendo dire che ha preparato il terreno in cui è cresciuta, è una frase che dico spesso, in cui è cresciuta la nostra civiltà. E per far qualcosa bisogna avere in mente ciò che si vuol fare. E la filosofia ha preparato il terreno guardando al quale si è deciso via via ciò che si doveva fare. Forse il nostro è il tempo in cui si può pensare che la categoria del servire debba essere ripensata. La filosofia ha intensificato la categoria del mezzo, del rapporto mezzo-scopo. Il mezzo è ciò che serve a realizzare uno scopo. L'ha intensificato perché, come è venuto fuori anche nelle mirabili osservazioni dei miei amici di quest'oggi, di ieri e di domani, come è venuto fuori, il mezzo, lo scopo, si poteva dedurre da quanto loro dicevano, il mezzo e lo scopo, il mezzo è ciò che serve a produrre ciò che ancora è niente. Il grande Marx diceva appunto che lo scopo dapprima è soltanto ideell vorhanden, nella mente, è soltanto presente idealmente nella mente dell'uomo. E poi diventa reale, il che vuol dire che dapprima è ancora niente. Marx è un grande aristotelico, un grande greco. Ecco, la categoria del mezzo scopo, del servire a qualcosa, questa categoria che domina l'intera storia
dell'Europa e poi dell'Occidente e ormai del pianeta, ha addosso a sé un peso così enorme che per forza di cose ci chiediamo, anche se non dobbiamo, anche se sembra che non ce lo si debba chiedere, è in grado questa categoria di reggere addirittura la storia dell'Occidente? È in grado il concetto di servire a qualcosa di reggere la storia dell'Occidente? Se no, o stiamo andando verso un tempo in cui certamente non potremo uscire dall'agire, ma potremo agire con la consapevolezza che l'agire sia qualcosa di negativo. E allora siamo destinati al negativo, o si chiudono qui i conti del nostro rapporto con l'esistenza? No, perché il negativo, cioè il rapporto mezzo-fine, è destinato a tramontare. Certamente è venuto fuori che i rapporti tra ciò che si chiama destino delle verità e cristianesimo sono rapporti conflittuali, ma no, perché il destino della verità abbia come avversario il cristianesimo, ma perché ha come avversario la dimenticanza del destino della verità, e tra coloro che sono dimentichi di questo destino c'è anche questo grande, formidabile episodio che è il cristianesimo. E però nel cristianesimo c'è una figura che a me piace segnalare come in qualche modo indicante ciò a cui siamo destinati. Una figura per la quale potremmo dire che, ma in un senso diverso da quello al quale comunemente ci si riferisce, ognuno di noi è Cristo. No, non sto per niente cambiando parere rispetto ai miei rapporti col cristianesimo, ma siccome l'ho anche scritto, mi pare, in un articolo sul Corriere, posso richiamare questa figura. Quindi Cristo, il figlio di Dio, per salvare l'uomo si incarna, muore, soffre e poi siede e siederà alla destra del Padre. Se io chiedessi, ma sedendo alla destra del Padre si è dimenticato o si dimenticherà del dolore patito per salvare l'uomo? Avrebbe patito un dolore che poi avrebbe dimenticato? Che dolore sarebbe, che sacrificio sarebbe quello di un dolore patito e poi dimenticato? Allora Cristo siede alla destra del Padre senza dimenticare il dolore patito. Ma potremmo fare un passo avanti. Lo ricorda così come noi ricordiamo la giornata di ieri. Magari qualcuno si è fatto male e ricorda il dolore passato. Allora Cristo alla destra del Padre ricorda il dolore patito così come noi ricordiamo il dolore patito, vogliamo, ieri, un anno fa, 10 anni fa. E ricordare in questo modo vuol dire aver dimenticato. Ricordare soltanto in astratto, perché il ricordo è un astratto. No, il ricordo, così come normalmente
ce lo raffiguriamo, è un astratto. Allora, se Cristo sedendo alla destra del Padre ricordasse il dolore patito, così come, ripeto, noi ricordiamo il dolore patito in passato, e avrebbe da capo dimenticato il dolore reale. E se escludiamo, e poiché dobbiamo escludere questa dimenticanza, allora il dolore passato sta dinanzi in carne ed ossa nel Cristo che siede alla destra del Padre e nella gloria, in una gloria infinita, la quale però non può dimenticare il negativo, il dolore, l'errore. Perché chiedo ai cristiani, se Cristo ha patito per salvare l'uomo, e dice Paolo si è caricato sulle spalle tutti i peccati dell'uomo, è diventato il massimo peccatore. Ma non si carica sulle spalle i peccati come ci si carica sulle spalle un sacco di carbone. Si è caricato dei peccati dell'uomo perché li ha sperimentati, li ha conosciuti, deve averli conosciuti, ma non da capo in astratto, ma in concreto. Ha sperimentato in concreto la totalità dell'esistenza umana, tutta. Deve averla presente tutta. Deve avere dinanzi la totalità del dolore, del piacere, della gioia, della verità, della falsità, del far bene, del far male. Si è caricato tutto sulle spalle. E questo tutto che si è caricato e per il quale, e che costituisce poi la crocifissione, questo tutto non è dimenticato nella gloria. Perché ho ricordato questo grande episodio, che credo che sia difficile interpretare in modo diverso, non certo per sottolineare cambiamenti di prospettiva rispetto a quello che fin qui ho pensato, ma perché ognuno di noi è in questa situazione. Ognuno di noi è destinato alla gloria, a una gloria che eccede infinitamente quel punto che è l'infinità del dolore patito. Perché se lo schema che qui dovrebbe essere tenuto presente è che siamo destinati, come è stato detto, all'apparire della gioia che noi già da sempre siamo. Ma la gioia non è la dimenticanza del dolore. E quindi è interessante vedere come la filosofia dica con verità quanto nel cristianesimo è in qualche modo presagito, annusato, non so come dire, indovinato. La gioia è infinita e il dolore, pur essendo il dolore di tutti, ognuno di noi sperimenterà il dolore di tutti, o meglio, sperimenterà l'esperienza di tutti. Ecco, l'esperienza di tutti, pur essendo un infinito, qui sarebbe interessante sentire i pareri di un matematico sul concetto di infinito, ma insomma, ecco, l'esperienza di tutti, pur essendo un infinito, è un punto, è una parte della gioia infinita. Se il dolore di tutti è una parte
della gioia infinita, è meglio dire così. Allora, se questa parte è un infinito, allora è un punto. Una parte, per quanto ampia essa sia, una parte di un infinito, dell'infinito, per quanto ampia essa sia, è un punto rispetto alla gioia infinita. Mi è venuto di parlare di questo perché effettivamente la prospettiva che ognuno si scopra gioia, ma insieme non dimentichi il dolore patito dall'uomo, può essere terrorizzante. Ma se pensiamo a quanto ho detto orora, che il dolore patito dalla totalità dell'umanità, sin dagli inizi fino alla fine, per quanto ampio, è una parte della gioia infinita che noi siamo da sempre, allora, ripeto, non è un'angoscia vedere che il dolore infinito è un punto rispetto alla infinità della gioia.